ragazzi, la sentite questa musica? La cultura che si avvicina a passi felpati. Sì, non tanto felpati, perché sento qua un rigonfiamento alle mie spalle. Buongiorno, signor Rispoli. Buongiorno, Enrico. Buongiorno, come signor Rispoli. Buongiorno, Bruce Willis. Il suo italiano sta migliorando. Sì, grazie. Ha visto, si fa crescere anche i baffi, Bruce Willis. È roba da pazzi, proprio. E Ricciona? E c'è anche Rita qui con noi, che ancora non mi ha cantato Reginella, ma io ricordo la nostra serata insieme di San Valentino. Sì. Ma parleremo più tardi assieme. Oggi sono venuto a parlare dei nostri amici di carta, di un libro finalmente che mi piace dal più profondo del cuore. Oggi dica qual è. Mi sembra strano, eh? Il mitico, il grande romanzo, il gatto pardo di Tomasi di Lampedusa. Anche Bruce Willis l'ha letto, è stato tradotto in botte lingue. No, ma in inglese, c'è la film. Sì, lui l'ha letto in americano, direi. Ha visto anche fico Charlton Heston, Bart Lancaster. Chi era Bart Lancaster, Charlton Heston? Io mi ricordo solo la cardinale. È bravo, infatti, Lucianone non si smentisce. E comunque questo libro è un libro di grande respiro, finalmente un romanzo come deve essere, purtroppo un po' bistrattato dai programmi ministeriali delle scuole. Infatti negli ultimi anni delle scuole non ti facevano leggere il gatto pardo, ma ti facevano leggere altre cose, tipo, non so, Canne al vento di Grazia Deledda e altre simpatiche mattonate sui coglioni, come sì. Io a scuola ho letto il gatto pardo e me lo so menato per Ma tipo Cristo si è fermato a Eboli, Malavoglia, delle pizze terrificate, roba da dissaguarsi. Infatti fior fiore di studenti hanno imboccato il tunnel dell'eroina dopo aver letto i Malavoglia, le vicende di Padron Tony. Beh, infatti io sono d'accordo, A me quello che mi ha salvato è stato l'uomo ragno, il Capitano America, sicuramente. Vedi, qualche anima gentile trova da sé i propri rimedi. Comunque il gatto pardo invece è davvero un grande romanzo, ambientato nella Sicilia dell'Ottocento, racconta la decadenza di Fabrizio Salina, principe di Lampedusa, l'affermazione del nuovo ceto borghese, tutte cose piuttosto noiose, se non fosse che nel gatto pardo si tromba. Finalmente è un tabù che anche in Sicilia hanno rotto. Ma non tantissimo, su? No, si tromba. Comunque in una indimenticabile pagina Don Fabrizio infatti va a puttare a Palermo da una ragazza che sul più bello lo chiama principone svelandoci un'altra dote del principe, che a questo punto merita tutta la nostra simpatia, perché è bello leggere anche un romanzo con un protagonista che oltre a essere simpatico ce l'ha tanto, vero? Lei Lucianone non è a caso allora a questo punto. Ma io mi domandavo a Enricone, anche tu Enrico, come mai ti ma non lo so, io srotolerei il tappeto e me ne andrei. Non avrai mica di quelle doti un po' segrete. Comunque, non credo, perché fischietti da arbitro ci vendono da tutte le parti. Ci sono tante altre cose buffe del gatto pardo, come per esempio Tancredi, il portiere della Roma, parla come l'uomo che giocava in nazionale, il grande portiere Franco, Franco Tancredi. Poi c'è Bendicò, che è un cane con un nome assurdo, e soprattutto c'è Angelica, una bellissima ragazza che alla fine la dà, per cui secondo me vale l'investimento di leggere tutto il libro. Vi consiglio di tenerlo sul comodino, perché se avete una defiance, leggete un paio di pagine del gatto pardo e vedrete che vi si tira su. Che è un bene. Ma sono sempre dei consigli. Bene, Lucianone, grazie. Ma veramente, grazie. Questa botta di cultura. Quindi un Viagra culturale. E lo vado a ripassare. Benissimo. Bravissimo. Bravo, Lucianone. E noi non possiamo fare altro che lanciare la pubblicità. E allora no.